Comunicazione e missione. Il titolo di un documento che la Chiesa italiana ha lanciato nel 2004 e che gli addetti ai lavori conoscono come Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa. Vogliamo riprendere questo documento alla luce dell'avvento dei social network, sfida che non possiamo non accogliere non soltanto perché trascende la dimensione strumentale dei mezzi di comunicazione, ma anche perché va oltre il concetto di abitare proprio dei contesti digitali per andare a innestarsi tra le dimensioni dell'essere umano. Il digitale, infatti, è la nostra seconda pelle. Vediamo il primo servizio che ci introduce all'argomento. Comunicazione e missione, queste le due parole chiave di un documento che vuole sottolineare l'impegno della Chiesa italiana a comunicare il Vangelo nella cultura mass mediale. Si tratta del Direttorio sulle comunicazioni sociali, un documento che all'interno del progetto culturale italiano riprende i numerosi orientamenti emersi progressivamente in questi anni, dal Convegno ecclesiale di Palermo del 95 alla 42esima Assemblea Generale di Collevalenza nel novembre del 96, fino agli orientamenti pastorali per il decennio 2001-2010, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Un programma completo ed unitario per i media ecclesiali, gli organismi e le iniziative nel campo delle comunicazioni sociali, nonché per i professionisti cattolici che operano nelle strutture pubbliche e private della comunicazione sociale. Il direttorio è uno strumento utile sia per favorire maggior sinergia tra i media, sia per sviluppare una pastorale unitaria supportata da organismi e strutture come gli uffici diocesani e regionali delle comunicazioni sociali, le associazioni del settore, i centri formativi e in modo particolare i seminari e le facoltà teologiche. L'universo dei media, afferma il direttorio, costituisce il primo areopago del tempo moderno che sta unificando l'umanità, rendendola, come si suol dire, un villaggio globale. I media incidono sul pensiero e sull'azione, sugli stili di vita e sulla coscienza personale e comunitaria. Per questo possono essere un rischio oppure una possibilità. Occorre dunque valutare attentamente i rischi. Poiché più crescono le potenzialità dei media, più devono essere rafforzate la vigilanza e la capacità critica. Se i media, usati correttamente, per un verso costituiscono una risorsa per il singolo e per la società, dall'altra segnano anche nuove frontiere tra zone di ricchezza e sacche di povertà. Di rilevante importanza è la cura educativa dei bambini e dei giovani nell'uso delle nuove tecnologie. Quanti hanno compiti educativi non possono sottrarsi alla competenza mediale per essere efficaci nell'indirizzare all'uso responsabile e consapevole dei mezzi. La violenza e l'odio a cui i social danno spazio sono un ulteriore motivo di preoccupazione. Essi producono polarizzazioni e divisioni non favorevoli ad un confronto civile, soprattutto se prende forma la legittimazione o il mancato controllo delle false comunicazioni. Una sfida di rilievo dunque, che superando la logica dei profitti commerciali e della vendita, non rinuncia ad una trasmissione veritativa nella rete. Occorre dunque non solo un aggiornamento degli strumenti, ma anche una diversa modalità di partecipazione nella rete, una rinnovata inventività laicale, una disponibilità a giocare le proprie idee nel mercato informativo, trasformando l'ambiente mediale in una risorsa e non in un freno. In fondo, la comunicazione autentica è un'arte ed una delle più alte forme di carità. Il direttorio quindi si inserisce in un cammino preciso, il percorso che la Chiesa italiana decise di intraprendere all'inizio del nuovo secolo e, se volete, anche all'inizio del terzo millennio. Gli orientamenti per il decennio 2000-2010 infatti recuperavano la categoria della comunicazione, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Partiamo da qui, dal concetto di comunicazione. Cosa vuol dire comunicazione, comunicare? In che termini è possibile riprendere questa categoria anche in prospettiva educativa? L'abbiamo chiesto al professor Raffaele De Luca Piccione. Ascoltiamo il suo contributo. Vorrei porre la vostra attenzione su due termini, comunicazione e informazione. In qualche modo sono le cifre distintive del nostro tempo. Il nostro tempo è caratterizzato da fenomeni e da processi di iperconnessione. Questi non sono solo caratterizzati dalla velocità
e dalle possibilità di trasferimento di merci, servizi e persone da un posto all'altro del mondo, ma anche dalla immediatezza e dagli immensi flussi di comunicazione da un posto all'altro in tempo reale. Vorrei porre la vostra attenzione sul fatto che comunicare non significa mai trasferire semplicemente un'informazione. La comunicazione quindi non è il semplice e riduttivo gesto di trasferimento come di un pacco postale, ecco, come se i due soggetti, il mittente e il destinatario, fossero estranei al contenuto che viene trasferito. Comunicare significa sempre costruire il senso, il significato. E in qualche modo è un'esperienza di trasformazione, l'atto stesso della comunicazione. Una frase celebre negli studi della comunicazione, un assunto celebre, è quello di Vladislavic, non si può non comunicare. Lo ritroviamo nel testo Pragmatica della comunicazione. Che significa? Che l'essere umano non può non essere implicato in qualsiasi momento in un processo comunicativo. Non agire, non parlare, quindi stare in silenzio, significa sempre anche comunicare qualcosa. Un altro punto fondamentale che voglio richiamare è l'importanza del contesto. Non vi può essere una informazione se non prodotta all'interno di un contesto. Il contesto è una cornice di senso che rende interpretabile il messaggio, senza il quale diventa difficile collocarlo nello spazio, nel tempo, ma anche nel significato. Tanto è vero che cosa accade? Che quando estrapoliamo una frase all'interno di un discorso, quando trasportiamo un'espressione da un contesto discorsivo ad un altro, molto spesso non è più comprensibile o può essere riutilizzato in malafede. Ultimo punto fondamentale su cui voglio chiudere in qualche modo il nostro breve incontro è che la comunicazione implica sempre una responsabilità. In qualche modo noi siamo abituati ad utilizzare l'adagio ambasciatore non porta pena, come se colui che trasferisse un messaggio non è implicato nel suo contenuto. La comunicazione invece implica sempre una responsabilità. Il mittente ha sempre la responsabilità dell'effetto che genera l'informazione comunicata, condivisa, con il destinatario. Comunicare quindi non vuol dire puro e semplice passaggio di informazioni. La Chiesa lo sa bene e all'inizio del decennio, del secolo, del millennio, riflette quindi sui destinatari. Comunicare in un mondo che sta cambiando, come cambia il mondo, come evolve. Si interroga su come quindi trasmettere il Vangelo, ma a partire però dall'attenzione ai destinatari. 2004, Facebook arriva in quell'anno. YouTube addirittura arriverà l'anno dopo, bisognerà aspettare, pensate, il 2009 per WhatsApp o se volete anche il 2013 per Telegram, fino poi a giungere al 2016 per TikTok, ma che soltanto in questi ultimi tempi si sta diffondendo. Ebbene, allora, il direttorio arriva prima di tutto questo, arriva nel 2004, prima del avvento e dell'invasione dei social network nella società. Come si arriva però al direttorio? Ecco, non arriva, non cade dall'alto. Il direttorio è frutto di un percorso che la Chiesa ha intrapreso molti decenni prima. E allora vediamo brevemente con una scheda come si è giunti al direttorio sulle comunicazioni sociali e quindi il magistero della Chiesa sulle comunicazioni sociali.
Il Magistero della Chiesa sulle comunicazioni sociali inizia ufficialmente nel 1936 con la Vigilanti Cura, enciclica sul cinema di Pio XI. Nel 1957 seguiranno l'Esortazione Apostolica il film ideale e l'enciclica Miranda Prorsus su cinema, radio e televisione di Pio XII. Nel 1963 il decreto conciliare interminifica. Nel 71 inizia la lunga attività e produzione del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. È l'anno quello dell'istruzione pastorale, Communio e Progressio. Nell'89 pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione, una risposta pastorale. Nel 92 istruzione pastorale Aetatis 9. Nel 96 100 anni di cinema. Nel 97 etica nella pubblicità. Nel 2000 etica nelle comunicazioni sociali. Nel 2002 due documenti, la Chiesa e Internet, etica in Internet. Dal 1962 inoltre si aggiungono i messaggi dei papi per la giornata mondiale per le comunicazioni sociali. Passiamo velocemente ai documenti della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 61 il cinematografo, 60 Situazione morale del cinema italiano, 73 norme per la trasmissione televisiva della messa, 82 nota pastorale le sale cinematografiche parrocchiali, 85 il dovere pastorale delle comunicazioni sociali, 99 la sala della comunità un servizio pastorale e culturale, 2004 comunicazione e missione, direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa. Terminiamo questo primo incontro introduttivo su comunicazione e missione, direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, con l'intervento di Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. A questa responsabilità educativa non è legittimo sottrarsi. Lo sviluppo delle tecnologie comunicative comporta nuove competenze critiche ed esige una reale partecipazione democratica. Diviene sempre più urgente formare sia i destinatari che i comunicatori sulla base dei principi cristiani. Il numero 74 del Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, comunicazione e missione, presenta e sintetizza tutta la freschezza di questo documento. Sono trascorsi oltre 10 anni dalla sua pubblicazione, eppure rimane un punto di riferimento imprescindibile per gli operatori pastorali e della comunicazione. C'è un condensato non solo di principi, ma anche di percorsi, di prospettive, di strade da percorrere per poter integrare il messaggio cristiano nella cultura dei media. Il capitolo terzo è proprio dedicato a questo aspetto, a questa prospettiva. Certo, dalla sua pubblicazione la tecnologia e la comunicazione ha conosciuto uno sviluppo vorticoso, vertiginoso. Tante cose sono cambiate, tanti punti di riferimento sono venuti meno, però qui dentro, in questo volume, c'è un condensato non solo di principi teologici ed ecclesiologici, ma c'è anche una prospettiva pratica con cui cercare di portare il messaggio cristiano nella cultura dei media, tenendo anche conto che i media oggi sono i social media. Forse questo aspetto non è presente nel documento, ma il numero 74 ci invita e ci apre la prospettiva con cui approcciarci a questa dimensione dei social media. Tanto lavoro è stato fatto, seguendo le indicazioni del direttorio, tanto lavoro resta da fare. A noi l'impegno di calare questo documento nell'attualità odierna dei media.